E con questo stupendo fermo immagine dell'Ambrenedamus continua la campagna del Buzzo, donazioni in visualizzazioni all'Ambrenedamus. Oggi visioneremo insieme un video molto più recente rispetto all'episodio passato, un video di 2, 3, 4 giorni fa. Insomma, non abbiamo di fronte a noi l'Ambrenedamus dei tempi d'oro, ma abbiamo questa versione un po' con poco smalto. Il video intitolato "Sentite cosa mi è successo", assurdo punto esclamativo. La cosa interessante, tra virgolette, di questo episodio qua, l'Ambrenedettonico, è un po' la copertina, che dice una cosa tipo "sta cosa succede pure a voi", punto esclamativo, una roba del genere. Ora non ricordo nei dettagli. Donazioni in visualizzazioni affinché l'Ambrenedamus possa pagare il rinnovo del passaporto, la caldaia e quant'altro. Cosa dite, ragazzi? Premo play oppure ci godiamo ancora un po' questo stupendo fermo immagine? Dite anche voi, non è che voi siete immuni. Cioè, io vi dico solamente questo, che cosa mi è successo. Poi ditemelo se non è successo anche voi e la gente non parla, nessuno dice niente. Mi è successo questo. Sabato mattina sono a casa, nel lavoro. Guardate come è partito sabato mattina. Vado in posta a pagare la Tari. In pum pam, mi va già più intero. Vado a pagare la Tari. Poi devo andare a fare tagliando dell'auto, più sede 200 euro per cambiare il filtro dell'olio, l'olio e le pastiglie 200 euro. Vedete, ragazzi, questa mia campagna rivelasi essere molto importante affinché appunto costui possa pagare tutte queste cose, perché solamente lui deve pagare tasse, rifiuti, cose inerenti all'automobile. Vedete che bisogna donargli visualizzazioni, perché poi le visualizzazioni su YouTube, se cospicue, portano un bel gruzzoletto. Siamo già a 400. Poi faccio benzina a 4,50, vado a fare 4 cretinate di spesa, sono altri 50 euro, ma 4 unità sono 500 euro. Cioè, la spesa, ragazzi, io mai sentito nessuno fare la spesa, solamente l'Ambrenedamus fa la spesa. E la spesa gli costa. L'ho fatto, ho pagato la Tari, ho cambiato l'olio e il filtro dell'aria, l'olio, il filtro e le pastiglie. 50 euro di spesa, 50 euro di benzina, 500 euro. Alle 11 di mattina. Cioè, io dico, e ho uno stipendio medio, lavoro, faccio il disegnatore, cioè non è che... Io dico, ma... come cavolo siamo arrivati a livello di prezzi? Cioè, ma a che punto siamo arrivati? Perché... E questo è vero ragazzi. Il costo della vita aumenta e gli stipendi in Italia non aumentano. Qui in Germania sì, aumentano, ma in Italia non aumentano. Perché? Le robe succedono anche a voi. Cioè, non penso che voi, se avete una macchina, non fate un tagliando, non fate la spesa, non fate la benzina... Io fortunatamente, vivendo a Berlino, l'automobile non ce l'ho, non mi serve, ed è una cosa veramente bella, e soprattutto si risparmiano tanti soldi, e quei soldi risparmiati preferisco donarli a persone che magari hanno bisogno, no, di queste cifre. Non pagate la luce, non pagate il gas. Non succede anche voi, ma qui siamo arrivati veramente a livello che oggi anche un single che guadagna 1.700-1.800, ma arriviamo a 2.000, fa la fame, arrivi alla fine del mese che sei così. No, vabbè, se guadagni 1.700 da single in Italia non arrivi con l'acqua alla gola, su questo non concordo. Non ti puoi concedere il minimo.
come siamo messi, ma tutti i giorni arriva qualcosa. È la luce, è il gas, è la Tari, è l'ICI, è l'IMU. Quella... Ma sentite cosa mi è successo? Assurdo. Cioè, ok, sì, che il costo della vita aumenti è assurdo e sono d'accordo, ma io sto sentendo cosa gli è successo e apparentemente gli sta succedendo la vita. Come a qualsiasi altra persona di questo pianeta Terra. Sì, ok, ti è successa la vita, succede a tutti. È così la vita. Altro è l'autostrada. So ist das Leben. Allora, cioè in Germania le autostrade sono gratis. Vero. È la benzina, cioè qui vivi per ste cose, per fare un po' di spesa e sopravvivi, sopravvivi. Ma non è possibile una cosa del genere, non è possibile, a me mi viene da piangere ragazzi, ma che fine stiamo facendo? Ma che livello sono arrivati i prezzi? Ma quanto costa la vita oggi? E nessuno dice niente, che aumenti hanno dato, non devono portare le... Beh no, dai, nessuno dice niente, non è vero, parecchi dicono qualcosa, me compreso. Pensioni mie, cioè, ma vi rendete conto che abbiamo gli stipendi fermi da 20 anni, 30 anni in Italia? Cioè, ma minimo oggi... Da 30 anni, è vero. Abbiamo gli stipendi fermi da molti anni. Dovresti guadagnare come un paese nordico. Cioè, noi abbiamo un costo della vita da paese nordico, da Norvegia, ma con stipendi da fame, da fame. Oggi parlavo con un... Beh, no, il costo della vita... Nei paesi scandinavi è ben altro, Cazzo albanese, gli ho detto a lui, io sono andato in Albania, gli ho detto amico mio, sono entrato nei supermercati, costava più che in Italia, ho detto ma la gente come fa a viverli, a sopravvivere, magari qualche parente che gli manda i soldi, io dico ma come siamo messi, quando dicevo che venivamo balcanizzati, è questa la situazione, ma è possibile che, cioè la gente, dico probabilmente molti o hanno i genitori o hanno la mammina che gli fa... Certo. L'Italia si sta balcanizzando, poi c'è chi dice che la Germania si stia italianizzando e vabbè, e poi forse i paesi scandinavi si stanno germanizzando. Ma basta, ma qui arriviamo che ci costa tutto. Io vedo dei prezzi che sono assurdi, che se li trasformo nella lira, io vengo ancora... Per questo le donazioni in visualizzazioni sono importanti, ragazzi. Sono una campagna molto importante. Continuiamo così perché altrimenti non è semplice. Dalla lira, molti di voi no, perché siete nati con l'euro, vi ricordate solo... Ma io se faccio i raffronti di quanto costa oggi una cosa, riferita al raffronto di quanto veniva la lira, ma impazzisco. Cioè, cosa costava un ghiacciolino in... E bisogna uscire dall'Europa, ma tanto il Lambrenedamus apparentemente il prossimo anno uscirà dall'Europa. Dunque, problema risolto per lui, invece per noi, poveri che dobbiamo rimanere dentro l'Unione Europea. Europa, Unione Europea, ragazzi, due cose differenti, Una volta, ma per modo di dire. Cioè, ragazzi, io sto male, perché, per l'amor di Dio, io ve lo dico, la mia intenzione non è l'intenzione, è quella di andarmene via, cercare opportunità all'estero, ma non è che me ne vado via perché non mi piace l'Italia, ma perché non puoi più vivere qui in questa realtà. La gente che va via dall'Italia non va... No, ma come? Non diceva in alcuni video che vede la gente spenta e che vuole andare in paesi dove la gente è accesa? Cioè... Se secondo te la gente è spenta in un posto, allora vuol dire che questo posto qua non ti piace, o no? Raga, dai, diciamo di... Possiamo chiudere il video anche qua. Tanto di visualizzazioni, diciamo, gliene stiamo dando a sufficienza per il momento. E da questa stupenda vista della Germania, dove i cieli sono grigi, caro saluto dal Buzzo. Ciao ragazzi.